Transizione energetica e decarbonizzazione, temi della quarta tappa del roadshow organizzato da Edison Next in Puglia per presentare i dati di uno studio condotto in collaborazione con il Politecnico di Milano e ANCI Puglia. L'evento si è svolto nel Castello Svevo di Brindisi alla presenza di amministratori locali, aziende, delle associazioni di categoria e dei sindacati, tutti protagonisti di un territorio che per vincere la sfida deve metterne a confronto i protagonisti, poiché, questo è stato sottolineato, la complessità della fase di passaggio necessita di un rapporto sinergico fra pubblico e privato. Questo studio nasce da una mappatura che riguarda tutta la Puglia, 124 milioni di euro risparmiabili ogni anno e possiamo ridurre di 800 mila tonnellate le emissioni di CO2. Se lo decliniamo su Brindisi, Brindisi contribuisce per il 10% circa, quindi 13 milioni di euro di possibili risparmi e 70 mila tonnellate. Come? Andando ad agire sull'illuminazione pubblica, dove sul campo riusciamo a conseguire fino all'80% del risparmio energetico, l'efficientamento degli immobili pubblici, scuole, tribunali, l'edilizia del comune, 50% di risparmio, e poi sulla mobilità. Questa è più che una strada percorribile, io la ritengo una vera e propria opportunità. E non soltanto per tutte le ricadute, diciamo, in termini ambientali e di transizione ecologica, ma anche misurabili dal punto di vista economico. Quindi la transizione energetica, l'efficientamento spinto di tutto quello che riguarda il pubblico è un percorso davvero obbligato. In meno emissioni tonnellate di. Ma tante tonnellate di CO2, meno, grande risparmio energetico nel settore magari della sanità, quindi nel pubblico, nelle scuole, negli edifici pubblici, e quindi milioni di euro che all'anno potrebbero essere investiti sia in magari interventi sanitari straordinari, oppure magari in quello che potrebbero essere la formazione di ragazzi e magari rientro delle nostre miglioramenti dall'estero, magari dal nord.